Allora, salve a tutti. Oggi vi farò vedere un modo per fare una merenda sana o anche colazione da preparare molto velocemente, senza forno. Allora, questi sono 120 g di fiocchi d'avena. Potete usare anche proprio solo l'avena. Io avevo i fiocchi e quindi ho preso i fiocchi d'avena. Vedete che sono leggerissimi, integrali e senza zucchero. Oppure prendete proprio l'avena. Poi del latte vegetale o latte senza lattosio, 300 ml di latte. E poi 100 g di o gocce di cioccolato fondente o proprio pezzi di cioccolato fondente. Allora, per prima cosa 300 ml di latte sul fuoco facciamo bollire. Allora, abbiamo messo i 300 ml di latte. Adesso insieme al latte metteremo il nostro cioccolato fondente, gireremo con una frusta e faremo sciogliere il cioccolato nel latte. Allora, ecco qua. Adesso prenderò la frusta e inizierò a girare. Benissimo, così vedete. Facciamo sciogliere o prendete proprio del cioccolato a pezzi, se non se avete le gocce come nel caso, nel mio caso adesso, usate questo e lo fate sciogliere nel latte. Ok, il cioccolato si è sciolto bene bene. Adesso appena il latte inizia a bollire, metteremo i nostri fiocchi d'avena. Ok, il latte bolle, ho messo i fiocchi d'avena. Vedete, li ho messi tutti. Facciamo ancora bollire per un paio di minuti, poi prendiamo una tegliettina da 20 cm, mettiamo dentro, lasciamo raffreddare e mettiamo in frigo a raffreddare almeno per un'oretta, 1 o 2 ore, e poi lo possiamo mangiare. Ecco qua, io l'ho messo in questa teglietta da 20 cm di diametro, vedete è ancora bollente, lo lasciate raffreddare, poi dopo lo mettete nel frigo 60 minuti. Ed è una vera bontà, quindi questa è una vera merenda. Una prima merenda per colazione o per merenda pomeridiana sana. Adesso ve ne faccio vedere un'altra. Quindi questa è, oggi vi propongo due ricette per merendare in modo sano, ok? Un altro modo per fare merenda o anche colazione è: allora, un vasetto di yogurt greco Total Fire 0%, 2 cucchiai di semi di chia, un cucchiaino di miele, delle fragole fresche, o lamponi, o mango, o mirtilli, e 125 ml di latte senza lattosio, o latte di mandorla, un latte vegetale o latte di cocco, ok? Ecco qua, abbiamo creato questa specie di pudding, come si fa appunto nei paesi anglosassoni. Quindi ricordatevi un vasetto di yogurt greco magro, 125-120 ml di latte senza lattosio o latte vegetale che possa essere quello di mandorla, d'avena, di riso, frutta. E qui poi abbiamo messo ancora 2 cucchiai di semi di chia, che sapete che scontengono tanta vitamina C che fa bene in questo momento, soprattutto invernale, e un cucchiaino di miele. Adesso questo lo facciamo riposare per un'oretta, anche 1 o 2 ore in frigo, e poi dopo andiamo a impreziosirlo con, io ho queste fragoline che arrivano dalla Sicilia, che anche lì sta facendo caldo, quindi ci sono già delle fragoline e delle noci. Ecco qua la nostra merenda, quindi il nostro yogurt greco con semi di chia, miele, latte. Il latte deve essere quello scremato senza lattosio o latte vegetale, ripeto. Poi con le noci e sopra potete mettere, ho messo 2 griglie di noci e 2 fragole a pezzetti, o lamponi, o mirtilli, o kiwi, mango, comunque quello che volete. È ottimo sia a colazione che a merenda ed è un modo diverso appunto per far merenda in modo sano, genuino e soprattutto pieno di vitamina e proteine. Trascorsa l'oretta è anche pronto invece a quest'altra merenda i cereali al cioccolato, i fiocchi d'avena al cioccolato o anche proprio l'avena. Ok? Alla prossima e spero che vi siano piaciuti questi altri due modi di far merenda e colazione. Alla prossima! E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao!